A migliaia hanno protestato a Roma dinanzi al Ministero dell'Istruzione in occasione dello sciopero nazionale della scuola indetto dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Salvo Giliberto, insegnante del liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa e responsabile provinciale USB, ha scelto di rimanere vicino all'istituto ed inscenare una protesta solitaria e singolare, con un bavaglio, simbolo dei limiti reali al diritto di parola e della difficoltà di farsi ascoltare. Noi chiediamo innanzitutto l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro. E, siamo contro la buona scuola, siamo per l'eliminazione dell'INVALSI. Come vede, io mi sono affidato, nonostante ho tappato la bocca, mi sono affidato al Dazebau con il titolo Quis custodiat custodes, perché ancora non si è capito bene chi custodisce o chi controlla i controllori. Noi siamo per la vera quota 100, per fare mettere in ruolo e far andare in pensione gli anziani, per permettere ai ragazzi di entrare a scuola e di occupare tutti i posti liberi che ancora sono numerosissimi. Poi una mobilità equa che permette il rientro degli esiliati. Lei sa meglio di me che con questa maledetta buona scuola hanno imposto a molte madri di famiglia di lasciare i piccoli, i bambini a casa per andare ad occupare un posto di lavoro, e quindi è un esiliato. O altri ragazzi giovani e praticamente che si sono dovuti sobbarcare delle spese ingenti per spostarsi, per andare a lavorare. E quindi l'assunzione diretta degli ex LSU che collaborano con i collaboratori scolastici. Poi vorremmo dei reali aumenti salariali, il ritiro della delega sul sostegno e l'integrazione degli alunni stranieri con l'inserimento dell'insegnamento di italiano in tutte le scuole.